Ciclostile, sempre qui dalla Upcycle Café di Milano, nuovo appuntamento, ovviamente in compagnia del mio compagno di viaggio, Gino Servi. Ciao Gino, ben trovato. E Domenico Occhi Pinti, che intanto saluto. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, con Domenico di cosa parliamo? Il titolo del suo libro è In bici per l'Europa, ma non fatevi trarre in inganno, perché non è la solita storia di colui che prende una bici e va in giro per un po' i cavoli propri a scoprire il mondo e a fare un po' il punto della situazione. Qui c'è tantissima umanità, c'è un'esperienza profonda, anche spirituale, perché parleremo dei ragazzi della comunità di Don Mazzi. Adesso Domenico ovviamente ci farà entrare nel merito di questo aspetto. Da dove partire, Domenico? Innanzitutto, forse la domanda classica per aprire questa nostra conversazione chiacchierata al bar è: da dove nasce l'idea e il progetto di questo libro e della tua partecipazione? Sì, e allora diciamo che il progetto è un progetto di Don Mazzi. Le carovane sono esistite da sempre, da quando c'è Exodus, che è la fondazione che Don Antonio gestisce dal 1984. Lui concepisce la carovana, lo sport in generale, come una terapia vera e propria, è una forma di comunità alternativa. La carovana nello specifico è una comunità itinerante. La bici poi è uno strumento molto importante, metaforico, volendo, con le sue salite, le sue discese ripidissime, che si sono sempre sposate al mondo della droga e al mondo delle dipendenze in generale. Quella del 2009, che è quella che racconto io, era nello specifico la carovana del 25esimo anniversario della fondazione Exodus, che voleva essere qualcosa di grandioso rispetto a quelle che si facevano in Italia ogni anno. E allora la scelta è stata di farla in Europa per 6 mesi e mezzo attraverso 9-10 stati, poi il decimo stato è quello Principato di Monaco, ma lo contiamo perché comunque è stato una bandierina in più che questa carovana ha piantato sul territorio che abbiamo percorso 8.000 km. Nasce dal fatto poi comunque che io ho intercettato questo segnale che Don Mazzi ha lanciato al mondo, nel senso, noi stiamo partendo, e effettivamente poi naturalmente mi sono proposto e sono stato aggregato a questa carovana come il narratore, ma poi in realtà ho scoperto passo passo che oltre al narratore ho fatto il ciclista, che è anche la mia passione, ho fatto la guida del pullman, del camper, montavamo le tende, ho fatto tutto quello che era necessario per convivere con 15 ragazzi circa, perché poi c'erano spostamenti fantastici che sono stati i miei compagni di viaggio e di quei 6 mesi e mezzo di